Buongiorno e ben ritornati sul mio canale Bruno per sempre. Ovviamente c'è anche Stefano, oggi sono in compagnia. L'escursione che propongo oggi è il giro dei cinque laghi della Val Goglio. Lui ricorda che l'ha proposta a lui. Dettagli, semplicemente dettagli. Spero che questa escursione vi piaccia, seguitemi in questa nuova avventura. Come vedete il tempo non è dei migliori. Siamo entrati nel bosco e c'è molta meno luce. Il bosco è molto fitto ancora, non ha ancora iniziato a perdere le foglie, visto che siamo in autunno. Che bello stare nella nebbia in mezzo al bosco. È sempre stata la mia passione, soprattutto con la stagione aperta della caccia. Sempre più nella nebbia. Forse riusciamo a venirne fuori. Speriamo. Dovremmo essere arrivati alla piana del Guardiano. Teoricamente ci dovremmo sbattere contro. In teoria, eh. Panorama è stato bellissimo. Fanno un cazzo. E qua c'è un bel panorama. Quell'altra volta, una volta solo sono andato a queste parti per andare sulla Ca' Bianca. E invece niente. Adesso c'è questo pezzo qua. Conduttura dell'Enel, panorama bellissimo, peccato per il panorama, qua è bellissimo, sì, laghetto con mezzo la condotta fa un po' cagare, non so se si vede dal video, questo qua è il rifugino, è anche aperto, c'è la bandiera su. La mascotte del rifugino. Bello lui, bello, 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 bello. Tu fai così perché vuoi scroccarci da mangiare. Dopo una piccola sosta al lago, al rifugio Lago Nero, si riparte. Ah, la diga. Sono quasi arrivato al Lago Nero. Questa è la diga del Lago Nero. Spero che si veda. Ma che bel laghetto. Comunque il primo lago nero l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo. Spero che si alza un po' la nebbia perché... Eccolo lì il lago nero. È nero come la nebbia, c'è un caso. La Viasco è là sopra. Adesso facciamo questa piccola salita e facciamo il secondo. Dov'è, scusa? Lì c'è il Pizzo Cernello, va bene. L'importante è crederci. Ah, che si vede qualcosa. Si è alzata la nebbia. Forse il lago da Viasco lo vediamo. Eccolo là. Lago da Viasco. Il secondo lago. Questo è il lago da Viasco. Noi siamo alla diga e poi ritorniamo nella nebbia, purtroppo, vabbè.
Ok, lasciamo il lago da Viasco con un pallido sole e ritorniamo nella nebbia. Riusciamo a vedere la fine del lago Nero dalla diga, perché è andata via un po' di nebbia per fortuna. Adesso andiamo verso il succotto superiore, che penso che sia quella struttura là, il terzo. Adesso scendiamo questo sfasciume qua. Stiamo girando intorno sempre al lago Nero, ma guardate qua che bel tetto spettacolare che c'è qua sopra. Belle questo paretone qua, bellissimo. Questo è il terzo lago, il succotto superiore. Che bello. Queste sono delle belle acque, belle limpide, cavolo. Mi viene voglia di andare dentro a fare una nuotata? Ho detto che mi viene voglia, non ho detto che lo faccio. Là è il Monte Pradella. Qui siamo sul lago Vargoglio Superiore. Succotto. Questo è il lago Succotto Superiore. Lago da Viasco è dietro a quello spuntone di roccia lì, non si vede più. Non proprio alpinistica, ma va bene. No, decisamente no. Eh? Decisamente no. Funziona lo stesso. Valle Coglio. Questo è lo sbarramento del lago Succotto, lo principale. Allora, c'è una novità. Ci siamo sbagliati, anzi mi sono... Lui si è sbagliato. Questo è il lago Campelli Alto. E quello no, lì... Succotto è sotto di là, non c'entra niente. Campelli Alto, Campelli Basso, questo piccolino. E il prossimo è ufficialmente... Succotto? No. Il Cernello. Ah, il Cernello. Campelli Alto e Campelli Basso. Quindi niente Succotto. Niente Succotto. Niente Succotti, Zuccotti. Bello, non l'abbiamo chiamato fino adesso col nome. Sono cose che succedono. Infatti. E questo è il Campelli Basso. Quello basso è naturale. Il Campelli Basso è naturale. Scavato. Quello alto. Non può darsi. Sono naturale. Siamo ritornati nella nebbia e siamo arrivati al quinto lago, lago Cernello. Siamo sicuri che si chiama così questo? Ok. Però questo non si vede, eccola qua la diga, praticamente ci siamo andati a sbattere contro la diga. Eccolo qua il lago Cernello. Lago Cernello, basta. Lago Cernello. E praticamente... E qua, in mezzo alla nebbia ci dovrebbe essere un lago. Sarebbe bello vedere anche i confini. Sarebbe bello. Questa è la diga, lo scolmatore. Ah, anche questa qua. Tu hai detto 5 minuti, non è attaccata. Vai da Cernella. Cernello. Maschile. Adesso siamo tra rododendri. E dovremmo aver recuperato il sentiero principale. Nebbia sempre più fitta. Panorami bellissimi oggi. Immacolati, spettacolari. Meno male che c'è qualcuno che conosce la strada. No, ma io ricordo quante volte conoscevi la strada e poi andavamo giù. Alla spera in Dio o al viva il parroco. Sì, quello sì. No, conoscevi la strada e poi ci siamo persi, ma va.
Sì, infatti. Visto che la guida alpina del CAI qua davanti non gli piace fare sempre la stessa strada, e visto che ha fretta di andare a casa, per farla corta seguiamo la condotta dell'Enel. Ok, sono arrivato sulla strada asfaltata con la... Ma che bello! Adesso si vede un po' di bosco, soprattutto non si vede niente. Mia, mi sta facendo male le ginocchia qua con questo pezzettino che non tutto il resto. Pensavo che il bosco aveva già cambiato colore. Il giro è bello, abbiamo fatto 12,7 km, abbiamo fatto il giro dei 5 laghi della Vargoglio. Peccato che c'era un tempo bellissimo, cioè una nuvolosità pazzesca, una nebbia che non si vedeva niente, perché sennò i panorami meritavano. Comunque è sempre bello stare in montagna, anche con questo brutto tempo. Vi aspetto al mio prossimo video e mi raccomando, mettete un like sul mio canale Bruno per sempre. Sì, da Piero Angela che sarebbe...